Andiamo subito in diretta però Italia 5 Stelle Circo Massimo, dove ritroviamo la nostra Monica Coggi in compagnia di Maglio Di Stefano, proprio del Movimento 5 Stelle. Allora sì, Michela, siamo qui, il dibattito, gli interventi dal palco questo pomeriggio sono ripresi intorno alle 15, in questo momento sta intervenendo Laura Castalli, ovviamente c'è molta attenzione per l'intervento di Beppe Grillo che dovrebbe concludere questa due giorni di Italia 5 Stelle, diciamo intorno più o meno alle 16:15. Prima di lui ci saranno Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, anche il Premier Conte, molto probabilmente potrebbero salire sul palco insieme e chiudere insieme questa due giorni. Allora saluto, ovviamente ringrazio Maglio Di Stefano, gli chiedo di fare un bilancio, anche se ancora non abbiamo chiuso, però insomma ci siamo quasi, e gli chiedo: siete soddisfatti? Immaginavate maggiore partecipazione oppure insomma è quello che vi aspettavate? No, questa è una manifestazione sempre molto partecipata, ma soprattutto è partecipata su due giorni e con tutti gli eventi che sono in parallelo, quindi non è soltanto il palco, ma soprattutto il cuore pulsante sono i workshop tematici, sono le sessioni informative, si è parlato di ambiente, si è parlato di rifiuti, si è parlato di democrazia diretta e Rousseau, quindi è sempre molto importante per i nostri attivisti perché vengono qui anche un po' a formarsi sulle tematiche che stiamo portando avanti. Siamo molto soddisfatti e soprattutto siamo soddisfatti del fatto che ci sia in questa manifestazione, come sempre, l'identità del Movimento 5 Stelle che rimane solida e ancorata alle sue origini, e questo è un fattore molto importante. Ecco, a proposito di questo, si è parlato molto anche della storia del Movimento 5 Stelle, no? È stata anche un po' l'occasione per celebrare il Movimento dalle origini, insomma, al passato, a quello che sarà evidentemente. In questo passaggio però del Movimento, da Movimento di lotta al Movimento di governo, c'è stata una trasformazione che forse non ha accontentato tutti, perché questo insistere, lo ha fatto ieri sia Di Maio, lo ha fatto anche Fico ieri, perché questo insistere sul non abbiamo tradito quelli che sono stati i nostri valori, dobbiamo ricordarci chi siamo, insomma c'è qualche malcontento, c'è qualcuno che non si riconosce in questo movimento che appunto è diventato un movimento di governo e forse molto meno di lotta? Beh, è evidente che magari ci può essere lo spaesamento, perché è chiaro che passare dall'opposizione al governo e farlo con un contratto, con un contraente che è un altro partito molto differente da noi come storia e come anche magari visioni di alcune cose, può dare un problema, può spaesare un pochettino, e quindi stiamo riaffermando questo concetto, che è chiaro che avessimo potuto governare da soli sarebbe stato anche più facile per certi aspetti, però è importante capire che dietro ogni scelta che facciamo c'è una condivisione, c'è un obiettivo che rimane ancorato a quello delle origini. Si è visto chiaramente con questa discussione sul DL fiscale, dove le visioni erano molto differenti, si è arrivato comunque a un risultato finale che non tradisce la nostra idea di non dare nessun maxi condono ai grandi evasori, ed è stato così alla fine. Quindi siamo molto orgogliosi, e lo ribadiamo anche per quello, forse per riaffermare il fatto che siamo ancora ancorati ai nostri valori fondamentali, che nella politica non è così scontato. Basta guardare le campagne elettorali dei partiti che poi andavano al governo, Forza Italia, PD e quant'altro, poi quello che facevano al governo era quasi sempre diametralmente opposto. Noi quindi ci teniamo a riaffermare questa invece coerenza in quello che facciamo. Ecco, poco fa il ministro Bonafede ha detto il governo è saldo, insomma io le chiedo conferma, questa tregua tra Lega e Movimento 5 Stelle è una tregua armata, c'è una pace di facciata oppure no? Si va avanti tranquilli? Io credo che al di là dei normali scontri che possono esserci, è normale che ci siano, sia noi che la Lega abbiamo ben chiaro che abbiamo un obiettivo di lungo periodo, che è quello di dare agli italiani le risposte per le quali ci hanno votato, e lo stiamo già facendo con questo DL fiscale e con la manovra. E quindi dobbiamo necessariamente collaborare ancora e a lungo per dare queste risposte agli italiani. I rapporti con la Lega? Quello è normale, siamo partiti in movimenti alternativi, di conseguenza non è che tutto deve andare perfettamente liscio sempre, l'importante è che però si arriva a concretezza nei risultati. Va bene, questo Beppe Grillo che torna sul palco, che effetto vi fa? Ormai vi ha un po', come dire, abbandonati al vostro destino, lo considerate sempre però il padre che ha fondato il movimento, quindi... Beppe è sempre stato una figura vicina al Movimento 5 Stelle, sia in modo attivo che in modo di presenza, oggi riafferma la sua vicinanza e anche il suo essere genitore un po' di questo movimento, e noi lo accogliamo sempre a baciare.
aperta e con amore. E allora noi aspettiamo Beppe Grillo e intanto salutiamo Maglio Di Stefano. Grazie, e dal Circo Massimo a voi la linea.